Lo spostamento di sede non ha per nulla modificato le abitudini e i programmi dell'associazione L'Isola che non c'è, che a Sant'Onofrio ha trovato una nuova casa, grazie al sindaco. E lì ha ricominciato a pieno ritmo le sue attività, che non solo coinvolgono tutti gli iscritti, ma che attirano anche gli abitanti del piccolo centro alle porte di Vibo Valentia. E stiamo felicemente proseguendo con degli interlocutori anche in più, perché ci sono gli interlocutori qui della zona, e stiamo anche condividendo questi momenti perché alcuni dei relatori sono della zona e stiamo trovandoci piacevolmente inclusi in un ambiente nel quale siamo noi gli stranieri, diciamo così. Questa volta ad essere presentato il volume La fragilità dei palindromi, del calabrese Marco Stefano Gallo. Dal microcosmo si può parlare del macrocosmo, di tutto ciò che governa il mondo, e partire dalla Calabria è importante perché comunque è stato un crocevia di diverse culture, quindi è esemplificativo di quello che possono essere le dinamiche del mondo. Quello che può essere un piccolo borgo tra passato e presente può essere esemplificativo di quello che può essere anche l'Italia tra passato e presente e futuro soprattutto. A presentare il libro Elisabetta Cugliari, docente di lettere del liceo Oberto di Vibo Valentia. Un libro veramente entusiasmante, si legge con una rapidità e una scioltezza incredibile e racconta sì di una realtà che è quella del nostro sud, è un microcosmo che assomma tutte le caratteristiche dei borghi del sud, quindi ci si riconosce serenamente e tranquillamente, è un mondo che vive e parla di noi, quindi è un romanzo veramente straordinario.